Allora, qualche giorno fa è uscito su Business Insider Italia un articolo che riguardava l'antitrust che avrebbe denunciato alcuni influencer, per cui Belen e altre celebrities, per aver promosso dei post e aver promosso dei prodotti sui social, su Instagram. La motivazione sarebbe per pubblicità occulta, quindi senza aver esplicitamente dichiarato di stare promuovendo un prodotto. Bene, da quando esistono i social network, in particolare da quando esiste Instagram, il fenomeno dell'influencer marketing si è esteso a macchia d'olio, quindi e da quel momento in poi sono anche iniziate le sponsorizzazioni su Instagram, quindi promuovendo prodotti, servizi in tutte le salse possibili e immaginabili. Quindi come ci si deve relazionare in un mercato che sta cambiando, in cui esistono ancora delle leggi un po' obsolete, come quella ad esempio dell'Associazione dei consumatori, che qui negli Stati Uniti si chiama Federal Trade Commission, quindi è un'associazione che protegge i consumatori da misleading ads, cioè pubblicità non veritiere, e da tutta un'altra serie di advertising che tende a promuovere senza tutelare i consumatori stessi. In Italia l'antitrust si chiama, lo stesso ente, che dovrebbe tutelare appunto i consumatori per evitare che vengano promossi prodotti che in realtà non sono quello che viene esplicitamente promosso. Quindi come bisognerebbe fare quando ci troviamo nella situazione di collaborare con l'influencer o addirittura essere noi stessi le persone che stiamo promuovendo un prodotto senza ricadere in questa categoria? Comunque tengo a precisare che a meno che tu non sia un personaggio pubblico e con una grandissima visibilità, tutti questi problemi, diciamo, non esistono. Però ecco alcuni accorgimenti che puoi utilizzare per annunciare e non ricadere nella pubblicità occulta. Ok, innanzitutto la regola numero uno è quella di utilizzare degli hashtag. Ci sono degli hashtag specifici che fanno capire che stiamo promuovendo un prodotto, che si chiamano ad esempio promoted o sponsor, in italiano promozione o sponsorizzato. Quindi quell'hashtag tende a far identificare ai nostri follower che stiamo promuovendo un prodotto e siamo stati pagati per promuovere quel prodotto, quindi non stiamo deliberatamente noi promuovendo qualcosa perché ci piace o ci stiamo trovando bene, che è una cosa ben diversa. Infatti il mondo dell'influencer marketing, dell'advertising, ma anche della pubblicità tradizionale, come la vediamo in televisione, è sempre andata in realtà in questa direzione, dove ognuno, come ad esempio gli attori di Hollywood o le grandi star del calcio, promuovono i prodotti come se li stessero usando veramente, senza in realtà dire che non li stanno usando, ma semplicemente che sono pagati. Ma non è una cosa che devono dirci, perché noi tutti sappiamo che funziona così. Siccome nel mondo dei social questo è un nuovo mondo, quindi si sta evolvendo in questa direzione anche attraverso personaggi che non sono conosciuti e che vediamo in televisione, è bene ogni tanto prendere questi accorgimenti, ossia utilizzare questi hashtag per identificare una promozione in corso. L'altra regola, che non è proprio una regola, ma diciamo un buon senso, di non proprio sponsorizzare in maniera aggressiva un prodotto. Quando ci teniamo a fare advertising ed influencer marketing sui social, dobbiamo anche farlo in maniera organica, cioè che non risulti troppo spammosa o sponsorizzata. Questo lo si può fare ovviamente ricorrendo allo stile della pagina quando stiamo promuovendo un prodotto, e mantenendo uno stile che tenda a non evidenziare troppo il prodotto, ma il contorno, e poi di conseguenza risalti anche il prodotto stesso. È bene anche, ovviamente, come terza regola, testare sempre i prodotti che stiamo promuovendo. Se ad esempio un prodotto per il benessere, un tè, di fitness, un prodotto energetico, soprattutto quando andiamo nell'ambito del nutrition, testarlo personalmente e capire se effettivamente è un prodotto che funziona, senza poi andare a promuovere in maniera spudorata un prodotto o un servizio che in realtà non funziona, ma siamo semplicemente stati pagati. Poi ovviamente sta anche noi prendere questi accorgimenti per non fare brutta figura nei confronti dei nostri follower, che si aspettano da noi un giudizio obiettivo su qualsiasi cosa noi stiamo condividendo con loro. Ok, queste erano tre semplici regole da tenere in considerazione quando stiamo promuovendo un post su Instagram o stiamo contattando qualcuno per promuovere un post attraverso appunto l'influencer marketing. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca qua in alto se vuoi ricevere via mail i prossimi video e i miei prossimi aggiornamenti. Noi ci vediamo al prossimo video.